Adesso passiamo agli occhi. Io ho la palpebra oleosa e quindi questo si autosetta, cioè si asciuga proprio e mi regge tutta la giornata l'ombretto poi. Quindi sto per finire, ne ho molti altri da provare, devo dire, ma non lo voglio abbandonare, quindi resto qui. Sta per finire o è finito? Diciamo che è finito? La palette che vorrei utilizzare oggi è questa di Revolution e i colori sono questi qui. E avevo intenzione di utilizzare il rosso. Allora, per fare gli occhi ho utilizzato questo rosso. Per sfumare un po' tutto il colore sto utilizzando questo. Il rosso si chiama Red Hot, mentre l'arancione si chiama Lava. E lo sto utilizzando per sfumare un po' I colori sono molto facili da sfumare comunque, sono scriventi e facili da sfumare. Vediamo nel tempo se durano, perché io non ho mai provato questa palette, ho solamente sbocciato alcuni colori per scegliere quali utilizzare poi. Allora, voglio sfumare ulteriormente questo colore arancione con questo giallo.
Adesso voglio andare ad intensificare un po' l'angolo esterno con Burn, che è questo colore qui, questo qui. È veramente semplicissimo da utilizzare questa palette. I colori sono molto pigmentati e si sfumano veramente bene tra di loro. Uno non cancella l'altro, cioè si mettono e restano e si possono sfumare molto bene tra di loro. Come se non bastasse, visto che il trucco è leggerino. Voglio utilizzare questi pigmenti liquidi. Si vede il colore. Ecco, forse così, questo è il colore. Ale? Sì, credo di sì. Mi faccio uno swatch, ecco, perché magari così. Lo faccio lo swatch, sì. Ecco, così forse si riesce a vedere bene.
questo è il numero 11. Ce li ho tutti. Questo è il 12. Questo è l'11, dicevo, quello che ho utilizzato adesso. E questo invece è il 12, che praticamente, mentre questo ha delle sfumature più sul dorato, oltre a molte altre sfumature, questo invece è più sull'argentato. Io li trovo bellissimi. Adesso correggiamo un po', anche no, parlare più. Ok, il mascara è sempre quello di Kiko. Questo è l'illuminante, che io però utilizzo con prudenza. Non sempre, non sempre, stavolta no. Visto che tendo a lucidarmi un pochino. Allora, il numero che qui riporta è 01.
Io mi sono divertita moltissimo a provare questa ballette. I colori mi sono piaciuti molto perché sono stati scriventi, molto pigmentati, facili da sfumare, quindi bella. Se volete sapere un parere, ve la consiglio, nel senso, se volete provarla, ne vale la pena? Sì, secondo me vale la pena. Per i miei gusti, ne vale la pena, ecco. Quindi io mi sono divertita molto oggi. Fatemi sapere cosa ne pensate giù nei commenti. Noi ci vediamo al prossimo video, come sempre. Che con certezza appuntamento a domenica alle 13:30. Ora mi sciolgo i capelli. E se ho dimenticato qualcosa, vi lascio un appunto scritto, due parole, una nota nel video. Io veramente pensavo di riuscire a dare una sistemazione adeguata. Voglio approfittare di questi 10 secondi di calma che mi stanno dando i miei capelli per salutarvi con una fitta piega così. Improntata, hanno deciso tutto loro, io non c'entro niente, loro vivono di vita propria, fanno quello che vogliono. Se vi è piaciuto il video lasciate un like, se vi va iscrivetevi al canale, noi ci vediamo al prossimo video. Un bacione, bacionessa. Io avrei voluto salutarvi con sciogliendomi i capelli, fanno quello che vogliono. Ci vediamo al prossimo video.